Oggi vi parlo di coworking. Dunque, il coworking è un trend che sta crescendo moltissimo. L'oltreoceano è arrivato ovviamente in Europa, anche in Italia. Spazi di coworking oggi li troviamo in tutte le città, maggiori ma anche minori. Cosa sono i coworking e perché sono così importanti per il mondo delle startup? Chiaramente i coworking sono degli spazi che vengono adibiti attraverso delle scrivanie che possono essere utilizzate per lo stretto tempo necessario, spesso per un mese o magari per più mesi, dove delle startup possono andare e risiedere in maniera non permanente, quindi limitatamente nel tempo, e poter usufruire di tutta una serie di servizi aggiuntivi all'interno di tali spazi. Perché sono così vantaggiosi? Uno, perché non c'è un impegno, diciamo, a lungo termine sugli uffici. Due, perché c'è la possibilità di poter estendere in maniera elastica, quindi in base alle proprie esigenze, gli spazi di cui si ha bisogno. Quindi man mano che una startup cresce, e i trend di crescita delle startup sono assolutamente trend molto forti. Quando una startup va bene, si cresce in maniera esponenziale, quindi anche la struttura cresce in maniera molto veloce, è possibile man mano crescere nelle stanze, nelle scrivanie a disposizione senza dover per forza di cose impegnare degli spazi sin dal primo giorno. Altro motivo per cui un coworking funziona molto bene è per la contaminazione, cioè all'interno di un coworking si respira spesso lo stesso mood, ossia si lavora con altri startup come te, si può scambiare continuamente idee, si può apprendere da chi si trova la scrivania a fianco, quindi ci sono tutta una serie di vantaggi che creano accelerazione proprio perché si vive lo stesso ecosistema. Quindi un vantaggio all'interno di un coworking è anche questo, lo scambio reciproco di informazioni. Coworking spesso sono verticalizzati, quindi sono dei coworking dove all'interno ci sono solamente startup o comunque figure che vivono lo stesso mercato, lo stesso settore, magari tutti i marketers oppure magari tutte startup. E questo non fa altro che accrescere, migliorare e accelerare proprio il processo di crescita. Altro vantaggio all'interno dei coworking è quello di poter avere delle stanze di utilizzo comune, quali per esempio le sale riunioni o altro, e non doversi per forza impegnare ad avere un ufficio molto grande perché quelle stanze vengono utilizzate on demand, cioè quando ne ho bisogno pago esclusivamente l'ora che mi serve e prendere la stanza, diciamo, in affitto. E peraltro in quasi tutti i coworking una base mensile viene comunque assicurata nel canone. I coworking poi hanno sempre una banda abbastanza ampia, quindi sono già assolutamente connessi e non devi pagare utenze e nient'altro, quindi diciamo i vantaggi sono notevoli, soprattutto quando le startup sono nelle fasi iniziali. Ma novità di questi ultimi anni qual è? È che anche grandi aziende spesso si vanno a posizionare nel coworking, perché dei coworking danno, oltre che le semplici scrivanie, anche degli uffici chiusi, proprio adibiti alla startup completi, quindi a loro riservati in via esclusiva. E questo fa sì che molte startup, posizionandosi nei coworking, danno quasi uno standing diverso a quello che è proprio il loro essere startup, quindi il loro posizionarsi all'interno di spazi magari che hanno un brand noto. In Italia abbiamo dei coworking che hanno dei brand molto forti come Talent Garden, e quindi lavorare all'interno di un coworking porta tanti 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 vantaggi oggi. Parlando di coworking, vale anche la pena ricordare la storia di WeWork, che ora nel 2020 finalmente arriva in Italia. WeWork, che è attualmente presente in ben 75 diverse città nel mondo, e ha ricevuto proprio ultimamente da SoftBank ben 3 miliardi di finanziamento. Perché io parlo di WeWork? Perché WeWork è un caso eclatante in quanto ha dovuto rimandare pochi mesi fa, a settembre 2019, il collocamento in borsa, quindi la sua IPO, si è addirittura dimesso il suo CEO, ha affrontato tutta una serie di problemi non di poca importanza, per cui diciamo che è un mercato che vediamo crescere molto molto in fretta. Basti vedere in Italia, come dicevo prima, Talent Garden, no? Ha creato hub in tutta Europa in pochissimi anni, e Davide Dattoli chiaramente ha creato un brand fortissimo che oggi sta scalando tutta l'Europa, per cui è sicuramente anche un modello di business che sta funzionando e che vedremo in futuro che risultati darà, anche vedendo quello che sta creando WeWork, che è il colosso mondiale nel mondo dei coworking. Quindi sicuramente, se sei una startup, approccia al mondo dei coworking, è molto formativo, ti ripeto, ti dà molta contaminazione e ti aiuterà a crescere, scalare, accelerare il tuo processo, soprattutto perché ti troverai a contatto continuamente con figure che come te hanno bisogno di informazioni continue e di crescita continua.